Ma eh, intanto sono molto contento di essere qui e di parlare dopo il sindaco e dopo il vero Matteo del cambiamento, non il falso Matteo delle slide. L'unico Matteo che può cambiare qualcosa al di là delle etichette. Perché vedete, io quando diceva prima Matteo de, di destra e sinistra, eh, 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 si è realizzato quello che c'era scritto e che Umberto Bossi aveva capito tanti anni fa. Adesso è evidente a tutti, credo. Che il mondo si divide in due parti, in un nuovo bipolarismo che non è più destra e sinistra, e fra chi sta con quei signori là che abbiamo quella galleria degli orrori che abbiamo visto. Orrori, scusate, con la mia R, con la mia voce da particolarmente fastidio. C'è qualcuno che dice che ho la voce come la Iervolino. Io... Spero di dire cose un po' più intelligenti e fin lì non dovrebbe essere difficile, non dovrebbe essere. È una sfida facile, dai, è una sfida facile. Eh, quella quella è la, è, la, scusate, lo ripeto, ma è la galleria degli orori, allora chi sta con quei signori là, con, chi sta con l'Europa dei finanzieri, dei burocrati, eh, del, delle potenze finanziarie, dei salotti buoni, dei grandi istituti finanziari e chi sta con la gente? Io sto con la gente e è per questo che sono qua e sono orgoglioso di essere qua. Perché la gente viene fottuta, viene fottuta, è stata fottuta, è stata progressivamente fottuta. Guardate, prima si parlava di guerra, l'euro ci porta a guerra. No, la guerra c'è già. Sono 12 anni che noi siamo in guerra, ogni generazione ha avuto la sua guerra mondiale. Noi abbiamo avuto l'euro, guardatevi intorno, le strade, ci, ci sono i cadaveri, ci sono i cadaveri delle persone purtroppo, ci sono i cadaveri dei capannoni eh, vuoti, ci sono i cadaveri delle fa, de, 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 nelle famiglie, ci sono le, non ci sono più eh, risorse alimentari, le, le spese alimentari che continuano a diminuire, i bollettini di guerra, sono i bollettini dell'economia che ripetiamo una volta dopo l'altra, ormai non fa quasi più impressione che un giovane su due non trovi lavoro. Ormai non fa quasi più impressione il bollettino Continui Guerra, è una guerra, quella che ci è stata scatenata contro dall'euro, sono 12 anni, guardate la grande guerra durò 3 anni, la seconda guerra mondiale 5 anni, noi è 12 anni che ci è stata dichiarata guerra ed è una guerra che ci sta distruggendo, ci sta distruggendo, guardate è tutto evidente, poi eh, Claudio, che è, più, eh, che è economista, io faccio di mestiere il, il divulgatore, il comunicatore, e nel momento in cui mi, mi sono messo io avevo dei dubbi. Eh, forti sul, eh, sull'Unione Europea. Eh, 12 anni fa scrissi L'Unione fa la truffa, ancora prima dell'euro, perché eh, era già, come sì, dire, poi. si capiva, no? Bossi lo diceva, tanti lo dicevano, si capiva che non c'era. Però vivevo ancora nell'idea, che è l'idea che un po' vi contrabbandano quei signori lì. Eh, che, dice, che dice, vabbè, eh, l'euro non funziona perché no? dobbiamo fare dei passi avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di integrarci di più, dobbiamo cercare di fare più Europa, no signori, è, è sbagliato. L'euro è stata una scelta folle. È stata una scelta folle, innanzitutto dal punto di vista economico e poi anche dal punto di vista della strategia politica. Allora cominciamo rapida, cercherò di essere rapido, dal punto di vista economico è evidente. Ci avevano detto che non si poteva stare. Noi abbiamo affrontato la grande crisi finanziaria con le mani legate e gli occhi bendati, ci siamo presi delle bastonate sui denti senza la possibilità di reagire, perché questo è non poter controllare la propria moneta. Affrontare la grande crisi mondiale senza poter reagire, risultato nel giro di 12 anni il reddito di ogni famiglia italiana è diminuito da quando è entrato in vigore l'euro oggi è diminuito del 7% dicono quei signori là è eh, per forza c'è stata la crisi va bene allora andiamo a vedere i paesi che sono rimasti fuori dall'euro la Gran Bretagna il reddito di ogni inglese è cresciuto del 7% nello stesso periodo non c'è stata la crisi per la Gran Bretagna il reddito di ogni la svedese crisi. è cresciuto del 16% è cresciuto del 16% perché e qualcuno se lo lasciava scappare prodi se lo lascia scappare visco altro grande personaggio, mancava nella galleria degli orori, ma ce lo possiamo mettere, l'amico Dracula, Dracula Visco, perché è stato uno dei responsabili, l'Eurotassa, abbiamo pure pagato la tassa noi per entrare nell'Europa, eh, ebbene eh, lo, lo dice, è stata fatta a misura di Germania, a misura di, anche qui non voglio addentrarmi troppo perché poi Claudio è più bravo, è più bravo di me eh, su questi temi, ma è, 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 è evidente che il meccanismo... Che è stato, creato, è stato creato a modello di un paese. A parte che non c'erano i presupposti perché era un'unione monetaria, questo ormai tutti gli economisti eh, eh, lo dicono. Ma è stato creato a modello della, del paese più forte. Del paese più forte. La, la Germania ha bisogno di avere una moneta forte. Ha bisogno di una moneta forte perché perché è un paese creditore. I paesi creditori hanno interesse ad avere una moneta forte che non si svaluti perché se io presto 10.000 euro a, a, a Claudio poi voglio che non si svaluti perché quando me li restituisce restano 10.000 euro. Questo, questo è quanto. E quindi vuole la moneta forte. Però nello stesso tempo la moneta forte cosa fa? Ti impediti fa difficoltà ad esportare. E allora che, qual è l'idea eh, che sta dietro... L, eh, che, che sta dietro l, l, L'euro. Eh, la, la Germania ha l, con l'euro la moneta fortissima e nello stesso tempo esporta. Dove esporta? Nei paesi del Sud Europa, invade i nostri mercati. Voi sapete che la Germania da anni realizza surplus commerciali e i due terzi dei surplus commerciali della Germania, dove si realizzano? Sui mercati internazionali, con i grandi competitor internazionali? No, si realizzano all'interno dell'area dell'euro. Quindi la Germania usa l'euro eh, per quella che gli inglesi chiamano con un'espressione eh, simpatica la politica del Fotti il tuo vicino e noi siamo. Siamo i vicini e siamo, fottuti, e siamo fottuti e non possiamo muoverci e non possiamo muoverci. Guardate, è, è, è matematico, è, è così. Tant'è vero che la Germania da sette anni realizza record di occupazione e noi stiamo realizzando invece record di disoccupazione. Qui poi c'è allora il tema, vado veramente per sommi capi, poi chi vuole approfondire il tema. è interessante. Allora c'è il tema, e dice: Va bene, adesso la, forse l'abbiamo capito, forse qualcosa sta maturando, eh, però c'è eh, poi il pericolo no? di uscire dall'euro, uscire dall'euro, dall e questa è la grande. domanda, cosa facciamo? Abbiamo capito che siamo finiti in, un, in una, una cosa che ci sta ammazzando, però se usciamo. C'è, e qui ci descrivono, e qui viene la grande capacità della comunicazione del pensiero unico eurista, perché io credo che molti di voi qui in questa sala, in fondo, il, la, questa prima parte del discorso la condividano, poi arrivati a questo punto fanno la domanda, eh però, santo cielo, poi se usciamo dall'euro mi fa paura, perché poi i tassi di interesse e la mia casa vale la metà, perché no, la casa vale, i miei risparmi non valgono più niente, la benzina mi viene a costare... 12.000 euro eh, il litro e, e mi succede l'Apocalisse perché ci hanno, sono stati bravissimi in questo, stati bravi, ci hanno descritto l'uscita dall'euro eh, in, in modo non, non eh, come dire, razionale, è, è l'Apocalisse. Guardate, che attorno all'euro è stata costruita una teologia, cioè sono gli ultimi sacerdoti, è una vera e propria religione, cioè la religione dell'euro è il totem. Per cui, voi dove state male, sì, dovete stare, mi sembra, sembra quei, quei, eh, quei, quei come dire, predicatori del Medioevo, no? Dovete soffrire, soffrite, ma soffrite perché così vi guadagnerete il paradiso. Perché fuori di qua c'è l'inferno, se voi aprite quella porta c'è l'inferno. È così, ci siamo terrorizzati. Io credo che anche buona parte in questa sala e di quelli che ci ascoltano a casa sono convinti, ma, ma, cioè, sono convinti del fatto che l'euro ci ha impoveriti. Cioè, per, per quello, oddio, onestamente, oggi e credo che sia anche difficile da negare. No? Anche quando tu vai ai dibattiti e dibatti, ti dici, vabbè, ma che l'euro sia stato un fallimento, su quello siamo d'accordo. Però, però fuori da quella porta... Ahimè, c'è l'inferno, c'è la catastrofe, l'Apocalisse, l'Armageddon, saremo tutti più poveri. Allora ecco lì che si tratta di andare a capire che concretamente, che concretamente non è così. Eh, ieri siamo stati ad un, con Claudio, con Matteo, ad un grande incontro di grandi economisti. Inter, eh, di grandi economisti internazionali che eh, spiegano e si valutano le cose. Ci sono dei pro e dei contro, è ovvio che uscire dall'euro non è una passeggiata, no? ci sono dei rischi, ma non c'è nessuno di quei catastrofi che vengono annunciati. Ci saranno tanti vantaggi, ci sarà inevitabilmente qualche svantaggio, gli svantaggi saranno sostanzialmente per le grandi banche, non per le famiglie, anche questo si può capire, si può spiegare facilmente, ma... Ma non è la catastrofe, non è questa catastrofe che viene invece comunemente descritta per costringersi, ripeto, a stare in penitenza nel, nelle cose. E quindi la, il primo passo fondamentale è cercare di capire il, il, il lavoro che Claudio sta facendo, il lavoro che sto cercando di fare io, è quello di cercare di spiegare, di togliere, di togliere proprio questa, questa grande paura. Dopodiché uno eh, come dire, deve valutare razionalmente, cercare di informarsi, di capire che cosa, succede, che cosa può succedere concretamente, posto che, Claudio mi perdonerà, dal primo esame di economia il mio, economia, il mio professore di economia mi disse eh, una frase che io continuo a avere in mente che l'economia è la, quella scienza che sa prevedere esattamente quello che è appena successo. E bah, cioè perché nel futuro, no, quindi, no, questo perché gli economisti... Vabbè, però detto questo, si tratta di valutare, ripeto, quello che succede e che può succedere eh, razionalmente. E, 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 e rifiutando, e almeno su questo passo, io direi che il passo l'abbiamo fatto, quello che fino a eh, un mese fa, e ancora qualche volta ogni tanto, nei, nei talk show televisivi, viene detto immediatamente a chi prova a sollevare la voce l'obiezione massima demagogo populista, no? che è il nuovo, nuovo etichetto: demagogo populista, e non si riesce ad andare a, a ragionare nel, nel concreto. Eh, posto che uscire dall'euro è, è possibile, e ieri abbiamo visto un bellissimo studio di Bagnai sulla, eh, sulla benzina, la cosa che viene citata normalmente è come no, la prima cosa ti dicono: se tu svaluti, svaluti sale l'inflazione, la benzina ti sale, neanche la benzina, neanche l'arma che viene usata, neanche il prezzo della benzina salirebbe in modo così devastante, secondo quella che è la previsione di Bagnai. Quindi, non ci sono queste, eh, ci sono queste conseguenze eh, catastrofiche che vengono, eh, che vengono annunciate. E occorre quindi ragionare in termini di, 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 di razionalità. Secondo, secondo punto, eh, rapidamente. L'euro. Eh, ah, scusate, finisco questo. Ammesso che, che bisogna. Che, Dire, siamo in condizioni di scegliere, perché l'altro passo, e questo lo si rivela, io nel mio libro racconto di alcuni documenti riservati di Mediobanca per esempio, di altri grandi istituti finanziari, che l'euro lo danno già come finito naturalmente, cioè noi non siamo neanche, cioè, il problema di uscire o no dell'euro potrebbe essere forse è già addirittura superato, cioè il problema è che non ce lo vogliono dire, perché se uno legge quel che scrive il Corriere della Sera, citato prima da Matteo, ti dice che l'euro è sacro inviolabile, se uno legge il rapporto che ha, che ha Mediobanca nel cassetto e che non tira fuori, di cui il Corriere della Sera e gli altri giornali italiani non dicono una parola e che riporto nel mio libro, ebbene in quel rapporto lì si legge che l'euro di fatto dovrà necessariamente finire e quindi forse è il caso di prepararsi, mentre noi siamo qua a discutere del prezzo della benzina che esplode, dell'Armageddon, dell'Apocalisse, le grandi finanziarie già si preparano perché già sono buone al fatto che l'euro bene o male finirà. Comunque, e quindi questo è un altro motivo per cui bisogna se non altro, ripeto, andare a documentarsi concretamente di quello che può succedere. Secondo passaggio, e poi giuro che a ce lo rifinisco eh, rapidamente: l'euro eh, non è solo fallito dal punto di vista economico, è fallito come progetto politico. Cioè, il fallimento dell'euro ha trascinato con sé il fallimento inevitabile dell'Unione Europea, cioè, il fallimento. È fallita l'idea folle mai esistita prima nella storia di costruire un'unione. Eh, politica partendo dall'Unione monetaria non è mai dato nella storia e mai sarà possibile nella storia non si potrà fare e questa è la dimostrazione che viviamo ahimè sulla nostra pelle che non si può fare l'Unione da quando esiste l'euro la dimostrazione evidente che l'Unione eh, europea ha fatto dei passi indietro non è più unita è più distante le distanze fra i paesi sono aumentate l'Unione eh, europea non esiste non esiste una politica è eh. in tutte le grandi crisi internazionali l'Unione europea sembra ridolini fa ridere dappertutto cioè dalla Libia alla Siria all'Ucraina non, non c'è. Stanno litigando da vent'anni, stanno di, di, litigando su Rocal un, una roccia di 27 metri quadrati abitata dai molluschi, niente più. Tanno, non si sono messi d'accordo. L'Unione Europea non esiste. L'Unione Europea esiste solo come mostro eh, burocratico, burocratico che ha è spiantato per realizzare questo progetto folle dell'euro insieme alla nostra sovranità monetaria e alla nostra sovranità economica perché prima si parlava del fiscal compact il fiscal compact è già superato, siamo già ai two parts e, st e si sta già parlando dei contract arrangement che sono ancora un passo ulteriore perché il fiscal, eh, il fiscal compact significa che i nostri piani economici devono essere subordinati all'Unione Europea anche qui aveva ragione la signora che è intervenuta prima, ce la, la dipingono con, con parole eh, complicate. Io cerco sempre di spiegarle in modo molto semplice, anche nel libro. Abbiamo fatto un passo avanti. Lo so, il 2 è già in, in opera, è già più del, eh, del fiscal Comp, Perché il 2 noi dobbiamo sottomettere i nostri piani economici, non dopo che li abbiamo provati, prima dell'approvazione. Cioè prima di approvare un qualsiasi piano, i nostri politici devono andarsene a fare vi di a Bruxelles. E sapete qual è la richiesta già in opera, che probabilmente è Entrerà con il contratto all'arrangement. C'è cioè un passo avanti ulteriore. C'è un'apertura di credito eh, definitiva verso l'Unione Europea. In base ad un accordo l'Unione Europea dà alcuni aiuti e gli Stati cedono automaticamente la decisione, per cui i Parlamenti vengono completamente espiantati, i popoli vengono completamente espropriati di ogni eh, diritto di parola sui piani politici per realizzare quelle cose. L'Unione Europea è la nuova Unione Sovietica. Chiamiamola Unione Sovietica Europea. Ha cancellato la democrazia, ha cancellato la democrazia. E cosa ci resta? Cosa ci resta, resta l'Europa delle, delle follie, l'Europa delle follie. Pensiero unico, ha ragione, ha ragione Matteo Salvini quando dice non c'è solo problema economico, c'è problema culturale. Andare a leggere, io lo faccio nella terza parte del mio libro, le direttive europee È un esercizio da una parte divertente, ma, ma di riso amaro. La banana non è una banana se non ha il diavolo. Sapete, no? la curvatura dei cetrioli, il diametro dei piselli? Si ha detto senza offesa ai signori presenti, eh, eh, c'è cioè, cioè, cioè di tutto. La lattuga non è la lattuga se non ha 80 centimetri. Di ci, hanno messo, ci hanno messo due anni di studio, due anni di studio, 60.000 euro, 90 pagine in inglese per trovare la formula esatta dello sciacquone europeo. Giuro, giuro. V v, cioè lo perché VA uguale VF più 3 per VR diviso qua. Lo sciacquone europeo. A, a, a luglio 2013, nel pieno della crisi, mentre le i capannoni chiudono, le, le famiglie... Cosa, cosa fa l'Unione Europea? La direttiva sui serbatoi dell'acqua calda. Dove si dice, con 22 pagine di testo, che il serbatoio dell'acqua calda, cito testualmente, è quello che contiene l'acqua calda. Hanno scoperto l'acqua calda! Hanno scoperto l'acqua calda! Ma vedete, si può ridere, si può ridere, ma dietro questo c'è quel pensiero unico che diceva Matteo: ci sono gli sprechi! Ci sono gli sprechi! 174 euro al secondo! ci costa l'Unione Europea 174 euro al secondo. Se voi fate la differenza fra quello che gli italiani danno al, ehm, all'Europa, che sono circa 15 miliardi eh, di euro l'anno, e quello che incassano sotto tutti i fori, abbiamo una differenza di 5 miliardi, oltre 5 miliardi l'anno, sono 174 euro al secondo. Sapete cosa vuol dire 174 euro al secondo? Che finita questa mattina, in queste due o tre ore, noi abbiamo lasciato oltre un milione di euro di soldi nostri all'Unione Europea per averne dei finanziamenti folli. Dei finanzi perché noi ci lamentiamo della nostra, dei nostri sprechi, e, ma, 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 eh, ma quelli europei ci sono delle robe e folli. 400 mila euro alla compagnia inglese che fa musica con clavicembali e rutti. Rutti, giuro, Rutti. 900.000 euro, 900 euro allo zoo di Copenaghen sui coccodrilli. Ora, che bisogno c'è di aprire uno zoo a Copenaghen sui coccodrilli? E avanti di questo passo, gli sprechi delle istituzioni. Che cosa, dicevamo prima: l'Unione Europea non fa politica estera, però si tiene, si tiene 44, 44 funzionari ai Caraibi. 37 alle Seychelles, 33 alle Isole Figi, la cosa più importante che fanno sono andate a controllare. È la corsa con le magliette dell'Unione Europea delle macchinine elettriche: fanno le corse delle macchinine elettriche e si prendono l'indennità di sede disagiata. Perché stare ai Caraibi alle Isole Figi eh, ci vuole l'indennità di sede disagiata. C'è lo scandalo, lo sapete, della doppia sede del Parlamento, ci sono, ci sono un sacco di scandali. Questo lo dico e chiudo perché? perché una delle obiezioni normali che viene fatta. Quando noi <coughs> sosteniamo queste tesi nei talk show, è che dicono: Ma dai, su, ma perché? Di, di, voi cioè, ve la prendete con l'euro è facile, perché non ve la volete prendere con i vizi degli, degli italiani? Il problema è l'Italia, sono i vizi degli italiani, e siamo noi che, che abbiamo i problemi, non è il problema, non è l'euro, no? Quante volte ci siamo sentiti dire. Il problema è. Allora, a parte che a me viene l'orticaria, che, che quei signori lì che sono i responsabili di tutta questa cosa qua, vengano a dire a noi che non abbiamo denunciato i vizi di età. Io, i, 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 il signor Giuliano Amato, 31.000 euro di pensione al mese, viva Dio. Fi, viva Dio. Viva Dio, ho avuto la fortuna di denunciarlo e di raccontarlo a tutti quanti, ancora adesso non me la perdona, mi segue nei tribunali di tutta Italia perché ho denunciato quello e lui sostiene che è la causa per cui lui non diventa Presidente della Repubblica. Se fosse vero almeno un merito professionale nella mia vita ce l'ho, uno, uno solo quel, se amato non diventa, se cioè è vero voglio la medaglia perché una cosa buona l'ho fatta nella mia, nella mia vita, una cosa buona l'ho fa. Li denunciamo, i 90 mila euro di pensione al mese del signor Mauro Sentinelli di Telecom. Figurati se, non gli Figurati se noi non denunciamo. Ci ho passato la vita a denunciare sanguisughe e spudorati e continuerò a denunciare quelle sanguisughe e quegli spudorati. Non facciamo un passo indietro, li continuiamo a denunciare perché sono sanguisughe e spudorati. Però, signori. Prendo a prestito una cosa che ho copiato, le idee si copiano, da Claudio citando, eh, nel mio, che, è una, che è una cosa straordinaria, cioè se noi siamo su una barca che ha una falla e la barca sta andando a fondo, poi uno ti dice ma tu sei, sei brutto, sei ciccione, hai i vizi, eh, sei stato infedele con la morte è tutto vero, però in questo momento c'è la falla, quella che ci sta portando a fondo, è quella falla lì, allora no, io non smetterò di denunciare i ciccioni calvi e i labbi e le spudorate sanguisù però in questo momento la cosa che è urgente è tappare quella falla e di tutti i vizi e di tutti gli errori grandissimi, enormi i furti, le pensioni eh, da, da furto, eh, gli sprechi tutti gli sprechi insieme, messi insieme, tutti gli orrori che hanno fatto quei signori lì, nessun orrore, nessun furto più grande è stato quello che portarci in questa gabbia che ci massacra, che è l'euro, ed è da lì che dobbiamo uscire. Grazie.